Eccomi, finalmente sono tornata, le pillole di Lara, ma questa sera ho una sorpresa meravigliosa, vi ho detto seguitemi perché cosa ho combinato, ne combino sempre ogni giorno una di tutti i colori. Questa sera con me c'è Barbara Merlin, ciao Barbara, benvenuta. Ciao Lara, che bello vederti, te l'ho già detto, sono veramente felice. È vero, ne combini sempre una nuova tu, e questa l'hai fatta grossa con me. Adesso lo spiego. Allora, dall'altra parte, Barbara Merlin è stata mia compagna di nazionale per tantissimi anni. Barbara Merlin ha fatto le Olimpiadi e i Mondiali insieme a me, è stata una grande atleta, è una mamma meravigliosa, è una commerciante meravigliosa sulle montagne, e poi vi dirò perché l'ho scelta, perché lei è una donna dello sport, è abituata a conquistare gli obiettivi, è abituata a salire la cima attraverso le difficoltà, e quindi anche per lei, dove il Covid ha messo in difficoltà anche per lei il suo lavoro, la sua famiglia, ha reagito in un modo incredibile. Quindi io ho detto, la chiamo e la metto in campo. Sapete cosa ho fatto? Le ho detto, vieni con me. Le sorelle d'Italia cresceranno e tu sarai il valore aggiunto per Fratelli d'Italia. Benvenuta Barbara! Grazie Lara, grazie, ciao. Sì, c'è tanta verità in quello che hai detto Lara, c'è verità nel dire che mi hai coinvolto nel modo giusto, e purtroppo c'è tanta verità nella difficoltà e nei mesi difficili che abbiamo passato e che stiamo passando adesso. Però tu lo sai, da sportive ci poniamo degli obiettivi, dobbiamo reagire, e ho trovato anche te sulla strada nel momento giusto per trovare un obiettivo nuovo che mi ha aiutato comunque a reagire, quello sì. Allora Barbara, in realtà ti ho sempre stimata da atleta. Poi siamo cresciute tutte e due, siamo tutte e due, grandi donne ormai, adulte insomma, no? E nel mio percorso che sto facendo oggi ho pensato, ma io vorrei al mio fianco altre donne come me che nella vita hanno comunque avuto un percorso particolare, e riconoscendo la forza dello sport che io oggi, mentre faccio il mio lavoro, ho pensato naturalmente a te. Ho pensato a te perché il Piemonte, ma oggi Torino, ha bisogno di una figura nuova, ha bisogno di una donna capace, con la grinta, ha bisogno di un qualcosa. Torino non può essere così. Torino ha una forza importante verso il 2026, che può essere un hub importante per le Olimpiadi, perché dalla Malpensa a Torino siamo vicini. Lo dico da lombarda, quando Milano Cortina le Olimpiadi, e sto dicendo alla mia compagna di squadra Barbara Merlin di mettersi in gioco, perché siamo qua stasera. Adesso chiederò a Barbara qual è il suo percorso, cosa vorrà fare per Torino, ma io l'ho messa in campo perché Torino ha bisogno di una figura che sappia la potenzialità di questa città che è diventata dormiente. Barbara, dici come stai vivendo questa campagna elettorale e che cosa hai percepito sul tuo territorio? Guarda, intanto devo ringraziare perché questa avventura l'ho iniziata grazie a te e grazie alle presentazioni con l'onorevole Augusta Montaruli e con Maurizio Marone, che sono stati anche loro a darmi la voglia e darmi la spinta, chiedendomi se sentivo di mettermi in campo per le comunali di Torino, e che si poteva partire da lì. Torino è la mia città, tu lo sai Lara, io sono nata e cresciuta a Torino, poi per ragioni sportive, il nostro sport è sulle montagne, sono sempre passata un po' da Torino con la valigia in mano. Io la amo, una città bellissima, una città ricca di storia, una città che potrebbe veramente avere tutto, e negli ultimi anni, proprio perché ci passo magari un po' meno, sai, però noti di più i cambiamenti, quando non vedi per un po' un bambino, quando lo vedi, vedi se è cresciuto, come è cresciuto, e la città adesso che la rivedi così ti rendi conto che è una Torino che non è più cresciuta, che si è fermata, che è rimasta al palo negli ultimi anni, davvero tanto. E questo fa male ai torinesi, a quelli che amano la città, amano Torino, e soprattutto ne conosco le potenzialità. Inoltre io, tu sai che come città metropolitana Torino comprende comunque anche le valli torinesi, dove io vivo da qualche anno, e conosciamo tutti, sappiamo tutti cosa è successo quest'anno alla montagna. Noi ci siamo ritrovate per riparlare di questo quest'inverno, Lara, cercando in te un conforto, una spinta e delle idee. Ed è queste idee che vorrei portare avanti, fare in modo che Torino riparta, ma che guardi anche in su, guardi anche verso le valli, perché comunque lo sappiamo benissimo, le valli sono posti di lavoro, c'è turismo, c'è sport, c'è cultura, e questo è tutto quello che bisognerebbe fare un po' ripartire da lì. Allora, grazie Barbara, è vero, ci siamo sentite quest'inverno, io, te e altre campionesse che vivono la montagna in prima persona. Ieri come campionesse e oggi come imprenditrici, come allenatori, maestre di sci. E tu, Barbara, hai fatto... Sul campo come allenatore anche di questo sci club, e abbiamo vissuto con le lacrime agli occhi la chiusura della montagna, e questo non deve più accadere. Ti ho chiesto di metterti in gioco innanzitutto per un motivo. A, perché io 3 anni e mezzo fa ho accettato la sfida di Giorgia Meloni, che era al 3% con il partito, e io non l'ho scelta per opportunità, l'ho scelta perché era una donna in gamba, una donna come noi, Barbara. È per questo che io, tu da neofita politica, ti ho detto: mettiti in gioco, perché la politica ha bisogno di donne come noi, ha bisogno di uomini, di donne, ma siccome il nostro leader Giorgia Meloni è donna, credimi, questa è una squadra eccezionale. Come tu ricordavi, l'onorevole Montaruli, giustamente, che ti sostiene in questa campagna elettorale, io credo fortemente, chiedo a chi ci sta ascoltando, chiedo a chi di Torino sostenga fortemente Barbara Merlin. Per quale motivo? Io sono assessore in Regione Lombardia, mi occupo di turismo, di moda, di design e di marketing, di promozione. È determinante fare rete, signori. Non possiamo pensare di andare a promuovere una città come Torino per i fatti propri. Torino deve essere, con le altre città metropolitane, legate per una promozione internazionale, perché Torino offre, sotto l'aspetto culturale, delle cose magnifiche che Barbara conosce: cultura, enogastronomia, sport. Ma perché lo sport? Perché Barbara Merlin? Ve l'ho già spiegato, perché lei ha fatto tutto questo tragitto con me, in nazionale con me, in giro per il mondo, e questa sua conoscenza potrà essere molto utile per tutti voi. Ricordatevi una cosa, che chi si mette in gioco, chi si mette la faccia, merita supporto. Quindi supporto per me adesso, su Torino, su queste amministrative, ha un nome: Merlin, scrivete Merlin, Barbara. Ma Barbara, ti chiedo scusa, ma tu hai un ospite da presentarmi con te? Sì, allora adesso si è un attimo assentato, però è un carissimo amico che ha fatto con me quest'ultimo. Io sono arrivata un po' in coda, no? Come ti ho detto, in questa campagna elettorale, e lui con... Franco Maria Botta mi hanno preso un po' sotto la loro ala. Lui è da gennaio già che è in pista per queste elezioni amministrative, si chiama Pietro Ruspa, adesso appena torna vi faccio vedere anche il faccione. È candidato sempre per Fratelli d'Italia alla circoscrizione 1 di Torino. Siamo una bella squadra, l'hai detto bene, siamo una bella squadra, abbiamo lavorato bene, soprattutto io che sono stata l'ultima arrivata, veramente mi hanno preso sotto la loro ala e mi hanno aiutata in questo percorso, che per me è stata tutta una scoperta, perché conosco lo sport. Sai, quando 2 anni fa Piero Gross, era presidente del nostro sci club a Sausse d'Ums, ha deciso che aveva fatto 7 anni e voleva lasciare una grande eredità, perché ha tirato su uno sci club veramente che era in crisi, e ci ha lasciato un'eredità di uno sci club invece con tanti atleti. Abbiamo 125 atleti, quindi siamo un bello sci club, e mi ha detto che assolutamente dovevo entrare io. Perché? Perché conosco la materia, perché conosco lo sport. Io vorrei riuscire in questo ambito, come hai fatto tu, le nostre conoscenze sportive, poi mi sono costruita negli anni appunto delle attività imprenditoriali, portarle in questo mondo per me sconosciuto invece, dove però ho trovato veramente tante persone che intorno a me hanno fatto squadra, e questo secondo me è stata la cosa più bella che ho scoperto in questa campagna elettorale che ho intrapreso, e questo già è sicuramente vincente la scelta, già solo per questo, per le persone che ho incontrato e che ho conosciuto e di come mi hanno accolta, quello sì. Allora Barbara, ti dico una cosa incredibile, guarda che la politica è una sfida continua, anche qui come allora, perché eravamo compagne di squadra, ma tu ti ricordi molto bene che alle Olimpiadi e ai Mondiali si andava in 4, per cui eravamo compagne di squadra sì, ma una contro l'altra, quando si apriva il cancelletto. È per questo che in politica più sportivi ci sono, ma sportivi come noi, quelli che non hanno avuto, cioè hanno vissuto con un giudice imparziale che era il cronometro. Quindi bella, brutta, simpatica, del nord, del sud, bianca o nera, non era un problema. Dovevi essere veloce sugli sci. E tu sei stata veloce come lo sono stata io. E pertanto quando tu hai accolto questa mia richiesta di dirti Barbara, mettiti in gioco, e hai deciso di farlo, io sono stata molto orgogliosa di te. Molto orgogliosa Barbara, perché io qua in Regione Lombardia sto facendo un buon lavoro, ci sto mettendo cuore, passione, anima, non mi vergogno a dire quando non conosco le cose, perché l'umiltà in politica è conoscere. Io ero ignorante, ero neofita. Ignorante significa ignorare, non è un'offesa. Io sono arrivata in politica con una lavagna bianca e l'ho riempita in un modo incredibile. Ogni mattina mi sveglio e la riempio, Barbara. E per te io auspico fortemente che queste amministrative di Torino ti diano l'opportunità per affiancarmi. Io sarò orgogliosa se potrò averti al mio fianco, seppur in una regione diversa, ma in una città bellissima come Torino. Sì, io sono... Adesso mi stavo chiedendo in questi ultimi giorni che cosa mi aspetto. Io guarda, ho tanta curiosità, sono curiosa, perché in realtà da quando sono partita riuscita ad avere tanto riscontro, tanta gente mi ha seguito, mi stanno seguendo, però sono curiosa perché non saprei dirti, non lo so, sono curiosa martedì che cosa succederà e come sarà andata. Però ho trovato tanti amici, ho trovato tante persone che sostengono i nostri valori, no? E il fatto che noi fossimo comunque, come hai detto tu, rivali, anche se poi eravamo in due specialità diverse, però siamo state brave a fare squadra, perché io credo che comunque in quegli anni la nostra forza di atlete fosse proprio fare comunque squadra in uno sport individuale. Siamo sempre cresciute insieme e abbiamo sempre fatto squadra, quindi a maggior ragione adesso credo di poter dire che siamo in grado di fare ancora più squadra, come hai detto tu, credere di poter andare nella stessa direzione e questo ci aiuterà di sicuro. E la cosa più importante è questa, che veramente Torino deve capire che non è isolata, che non può essere isolata, ma ormai bisogna fare unione, bisogna fare gruppo, bisogna veramente cercare è un po' come, sai, quando apri un'attività, io non aprirei mai un'attività in un posto isolato, io vado ad aprire un'attività dove ce n'è tante altre, perché comunque aiuta, dove c'è movimento. Poi è logico che chi è più bravo, chi piace di più, poi lavora magari di più, però devi stare nel centro, devi collaborare, devi lavorare sempre insieme agli altri, anche se sono dei tuoi competitors, però deve essere così, perché comunque se si è in gruppo, se si è insieme, intanto arrivano sempre idee diverse e più idee su cui poi si può lavorare. E poi comunque il gruppo aiuta sempre. Torino ha bisogno di rientrare in questo giro, ha bisogno di ritornare a essere dinamica, brillante, con idee. Serve, dobbiamo farlo. Sì, che belle queste tue parole, hai detto bene, una squadra. Sai che nel frattempo ogni tanto passano sotto gli in bocca al lupo che ti sta facendo la gente, no? L'hai visto? L'ultimo, tra l'altro, è stato un nostro sindaco, che è Diego Invernici di Pisogne, una persona veramente in gamba, e vedi, è qua sotto con noi, e poi tanti amiche e amici che ci stanno scrivendo, Barbara. Giustamente tu mi stai dicendo, non so come sarà martedì, prenderai una preferenza, 100, 1000, 10.000, non lo sappiamo. Sappi che anche per me è stato così, un tuffo nel vuoto, e mi sono svegliata invece benissimo quando lo feci, con una grande soddisfazione. E questo naturalmente è quello che io auguro a te, ma fortemente. Ma è come, perché come dici tu, io non ho paura di avere al mio fianco una grande donna, un grande uomo capace, perché quando sei tra leader te la puoi giocare. Il problema è l'ignoranza, è lì che genera disastri. Ma quando uno è in gara, che va in competizione, esce il meglio, come dici tu, idea, conoscenza. E adesso, tra l'altro, al tuo fianco ho visto un musetto nuovo. Me lo presenti, Barbara? Ciao Ruspa! Buongiorno, grazie. Guarda, davvero, come Barbara, presentamelo tu, perché è un nuovo new entry per me. Ecco, allora, lui è Pietro Ruspa, è candidato sempre per Fratelli d'Italia alla circoscrizione 1, è un bravo ragazzo, cosa ti posso dire? È uno dei, insomma, ho fatto con lui questi ultimi giorni di campagna e abbiamo lavorato bene insieme, è spontaneo, è naturale, crede in Torino, però adesso queste cose te le faccio dire da lui. Va bene, vai Pietro. In realtà, innanzitutto grazie, sì, abbiamo fatto... questo percorso finale insieme, che come dicevo prima è la metafora perfetta, perché mi sono sentito di seguire Barbara, Barbara seguiva me, ma soprattutto mi sono sentito in questi ultimi 15 giorni, con la frenesia della campagna elettorale che sale, i tempi che salgono, l'ansia che sale, a un certo punto oggi l'ho detto, gli ultimi 15 giorni sono stati una discesa libera continua, quindi da non sportivo, da sciatore amatoriale, devo dire che è stato un sentirsi in gara veramente bello, quindi... Esperienza allora molto bella e positiva, e soprattutto appunto quello che dico a tutti è la politica non è solo fatta di persone che stanno al di sopra dei cittadini, ma in realtà permette di conoscere tanti amici, e Barbara oggi posso dire che si è installato un grandissimo rapporto. Allora devo rilanciare il messaggio. Allora, agli amici di Torino, ai miei amici, quelli che mi seguivano sulle Gardasci, che mi seguono oggi come assessore, che mi seguono oggi per la persona che sono, vi chiedo, io ho bisogno di aiuto, io voglio far crescere questa Italia sotto un tricolore, sotto il tricolore di Fratelli d'Italia. Per questo che a Torino vi chiedo di scrivere Ruspa Merlin, Merlin Ruspa, vi raccomando, la coppia uomo-donna si può fare. E i due volti così io li voterei. Peccato ragazzi che sono bergamasca, non posso votarvi, però chiedo agli amici davvero simpaticamente ma con forza di sostenere questo gruppo, anche perché sono giovani, Ruspa è giovane, Barbara è una donna, per me la lealtà, signori, è un bene veramente unico e prezioso, l'amicizia, un'amicizia che ci lega da 30 anni, forse di più, 35 anni con Barbara. Anche Barbara purtroppo ha perso i genitori come li ho persi io. Abbiamo avuto un percorso analogo anche familiare, analogo anche rispetto a quello che è la sua attività, oggi commerciante della montagna, e per questo che io dico che bel legame. Quella Torino che io ho conosciuto 20 anni fa non c'è più. Torino deve ripartire, signori, ha bisogno di gente con la grinta, con la voglia. Ma tu, Ruspa, Piero, raccontami qualcosa di te. Che dire, io ho 25 anni, quindi appunto un primo approccio al mondo della politica l'ho fatto appunto con Fratelli d'Italia da quest'anno. In realtà nella vita faccio cose molto simili, ovvero... studio comunicazione, spero di laurearmi molto in fretta a breve, organizzo eventi, organizzo campagne elettorali per altri prima, e oggi mi sono trovato col cliente più difficile che sono io stesso, e appunto ho deciso di fare questo passo per amore non solo della città in cui sono nato, ma soprattutto per la città che amo, e con un senso critico di questi anni in cui l'ho vista da bambino. Mi ricordo che vedevo una città pazzesca, era proprio andare in centro, wow, invece oggi sto vivendo una città dove uscire anche di giorno ti sembra di essere in una città deserta molto spesso. E questo senso critico mi ha fatto fare questo passo e dire facciamo qualcosa, giochiamo in prima persona per poter fare un cambiamento e portare qualcosa di buono a questa città. Guardate, io veramente ho voluto questo incontro con Barbara e con te stasera perché non sono gelosa del percorso che ho fatto politico, ma volevo veramente condividerlo con Barbara innanzitutto e poi con te che ti ho conosciuto, perché è bello quello che sto facendo, ti senti realizzata. Tornare a casa per me vuol dire, nel mio ruolo oggi, è promuovere la mia regione, che la trovo bellissima. Regione Lombardia, 12 capoluoghi, 1500 comuni, 14 siti UNESCO, la regione più importante d'Italia. E abbiamo la moda che è il fiore all'occhiello di tutta Italia, 600 showroom, e potrei raccontarvi di tutto di più, 59 chef stellati, Barbara, quindi capisci che se tu e Ruspa mi vincete queste amministrative, io vi porto da me e vi offro la cena, già anche solo per quello vi chiedo adesso, terminata questo nostro incontro, uscite e raccogliete gli ultimi voti che la gente vi potrà dare. Le preferenze. Sai cosa, Barbara? Questa esperienza qua ti cambierà, ti avrà formata, perché se noi prima avevamo un cronometro e bene o male ci si allenava, tagliavi il traguardo e dicevi sono stata brava, oppure così così. Qui caspita, qui è un disastro, perché tu fino al giorno dopo non sai cosa può succedere, se hanno apprezzato la persona. Ma attenzione ragazzi, Ruspa e Merlin, Merlin Ruspa, state tranquilli, comunque vadano le cose, siete e sarete stati grandiosi, perché la campagna elettorale in un solo mese, meno di un mese, è difficilissima, ve lo posso assicurare, ne ho fatte due con tempi più lunghi, per cui so cosa vuol dire. Vivete queste ultime ore in campagna elettorale e poi rilassatevi. Io spero veramente fortemente che la gente a Torino possa apprezzare Barbara Merlin e Ruspa, perché sono due nomi, sono due persone. Tra l'altro, scusami Piero, ma tu hai 25 anni, io ne ho 52. Questo gioco di numeri mi è sempre piaciuto e quindi auspico che ti porti bene. È vero. Barbara, sì, posso dirti una cosa, che cambierei volentieri l'età, perché 25 anni sì, magari ero con qualche ginocchio cucito, però insomma tanta roba. Ho un po' di mal di schiena in più anch'io a quell'età lì, però 25 anni è tanta roba, mamma mia. Però ti assicuro che è un 25enne che sa cosa vuole. Te lo dico io. Perché no, veramente non lo metto in dubbio, perché se l'hai scelto come compagno di viaggio in questa bellissima avventura che si chiamano elezioni amministrative a Torino con il candidato sindaco di Milano, significa che hai scelto un bel cavallino, diciamo, no? Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Veramente ho una curiosità, come dici tu, che noi arrivavamo in fondo, ti giravi il cronometro, sapevi, chissà martedì cosa succederà, non so. Non saprei, sicuramente seguito ce n'è stato e vediamo, sono curiosa, però ti ripeto, già solo il fatto di averci provato, di essermi messa in pista, di aver conosciuto questo mondo che non conoscevo è una cosa che mi ha appassionata, e poi andremo avanti, come sappiamo, come si va avanti. Ci sono altre sfide, Barbara e Ruspa. Siete carini insieme, no? È bella questa cosa. Oggi siamo qua per le amministrative, ma la politica è un casino, cioè questa parola qua non va bene, però è tutto un continuo turnover, non so spiegarmi, e le amministrative, e le regionali, e le politiche, siamo sempre in campagna elettorale. Io ho pensato, quando fui eletta, no? Nel 2018, senatore della Repubblica e consigliere regionale, che diedi le dimissioni al Senato per tornare in Lombardia e per avere questo ruolo importantissimo del quale sono orgogliosa, perché oggi rappresentare per me oltre 10 milioni di abitanti è una fonte d'orgoglio incredibile, e la rinuncia quindi al Senato non mi è pesata. Io auguro a voi lo stesso mio percorso, le mie stesse gioie, e se non sono oggi saranno domani, Barbara, come è successo anche nello sport. Quante volte apriamo il cancelletto per vincere ed erano mazzate, che dicevi, oh mamma, che disastro. Può succedere, ma non finisce, perché anche questo è un percorso dinamico, in movimento, dove quando la gente avrà modo, io spero, di apprezzare già oggi la vostra persona, non domani, auspico fortemente che siate apprezzati già oggi per esservi messi in campo con la voglia e la passione di essere a fianco di una città come Torino, che merita di tornare protagonista, lo ripeto, protagonista significa una città metropolitana che deve tornare allo splendore internazionale per essere vissuta, per renderla viva, per far sì che l'economia torni ad essere fulcro di un popolo, di un territorio importante. Quindi Barbara, mancano gli ultimi 5 minuti, io chiedo a voi un messaggio che volete dare ai vostri amici di Torino, ai nostri amici torinesi per queste bellissime amministrative. Poi tu lo sai, Lara, che comunque l'esperienza, che è un po' simile all'allenamento, serve sempre, quindi questa è una bellissima esperienza che ci formerà, che ci ha già dato un sacco di input positivi, e quindi da qui partiamo e poi vedremo cosa succederà. Io quello che credo e che ho messo a disposizione io in queste elezioni, credo sempre nei valori, del valore di Torino come città, come splendida città, e nei valori dello sport, dove i valori dello sport possono benissimo entrare in città, dove bisogna tornare a credere che lo sport non è solo divertimento, non è un hobby, ma lo sport è fondamentale nella vita, soprattutto adesso con lo stress e con le difficoltà che stiamo passando, perché lo sport genera, porta salute, porta buon umore, porta posti di lavoro, perché lo sport porta posti di lavoro, e poi comunque è istruzione, e io vorrei veramente riportare lo sport in città, e soprattutto nelle scuole dove i bambini hanno un bisogno pazzesco di avere una valvola di sfogo, lo sport, toglie le distanze sociali, veramente è fondamentale, e sport, turismo e cultura devono veramente andare a braccetto e costruire davvero qualcosa, questa è un po' l'idea che è, che poi sono le materie un po' che conosco di più, quindi vediamo cosa succederà martedì e poi io ci sono. Io mi aggiungo che a livello di circoscrizioni sono candidato per il centro di Torino, lo sport però lo vivo anche come è anche cultura, è anche lavoro e soprattutto è anche turismo, in una città che deve vivere di turismo, avere turisti che vengono qua per fare esperienze sportive sarebbe sicuramente una cosa fantastica, oltre a dire che lo sport secondo me ha anche senso di appartenenza, sicuramente se ci fosse un impianto sportivo, una tradizione sportiva che cresce. Ma io dico sempre, uno dei motivi per cui mi sono candidato è per avere nella città i miei amici, perché oggi vivo una situazione per la quale in settimana, se io voglio vedere un mio amico, devo spostarmi io, andare verso Milano, verso Bologna, verso Padova, dove ho amici che studiano, e invece mi piacerebbe un domani poter dire che anche grazie allo sport, ma soprattutto grazie alla città, i miei amici sono rimasti a Torino, quindi la sera a vedere loro e non dover cercare o stare a casa, cercare altri amici e fare la ricerca, chi vedo stasera perché non c'è nessuno. Quindi lo sport ci fa anche rimanere all'interno della nostra Torino. Sì. Adesso io vi ho persi, quindi dai, Lara. Barbara, Piero, Barbara Merlin e Ruspa in pista per le amministrative di... Mi raccomando, non sbagliatevi, non confondetevi, c'è un tricolore, forza Barbara, forza Merlin, forza Ruspa. Ricordatevi, Merlin, Ruspa a Torino per il candidato sindaco di Milano. In bocca al lupo, ragazzi. Grazie Lara, grazie. Ciao. Bravi.